Ormai è proprio vero che in Italia non c'è limite al peggio. In un periodo di grandi difficoltà per le piccole e medie imprese ci si aspetterebbe dalle pubbliche amministrazioni locali maggiore attenzione per le imprese del territorio, ma invece accade regolarmente l'esatto contrario. L'ultimo esempio in questo senso, in ordine di tempo, ci viene offerto dal Comune di Imperia, che si appresta a togliere l'appalto per le pulizie degli uffici comunali alla Puliter, azienda imperiese, per affidarlo al Consorzio Nazionale Servizi che a sua volta si avvale della Cop service, balzata agli onori, si fa per dire, delle cronache, per il coinvolgimento nello scandalo di Mafia Capitale, in quanto fra i suoi amministratori figurava Salvatore Buzzi, sollevato dall'incarico dopo che lo avevano arrestato i carabinieri. Ma non è tutto, il Comune infatti ha proceduto all'affidamento, che scatterà da settembre, senza nessuna gara di appalto, aderendo a una convenzione stipulata in precedenza dalla Regione con il Consorzio Nazionale Servizi. Come se non bastasse, il nuovo appalto, a differenza di quello in essere fino al 30 agosto con la Puliter, non prevede diverse voci, e quindi il comune, che al momento con il cambio di ditta pensa di poter risparmiare 30.000 euro all'anno, rischia di dover spendere molto più di prima per integrare i servizi indispensabili non previsti nel nuovo capitolato. Per dirla in dialetto, cioè in là getapau.